Buonasera, cari amici della Ritmica dell'Anima. Eccoci con questo fuori programma perché questa sera andiamo ad intervistare un ospite che doveva essere da noi venerdì, ma per problemi miei abbiamo posticipato questa diretta. Quindi questa settimana, cari amici, avremo due appuntamenti, uno questa sera e l'altro venerdì. Poi dalla prossima settimana riprendiamo regolarmente i nostri appuntamenti che sono sempre il venerdì sera. Intanto vi saluto, vi invito anche a scrivere in chat anche un semplice ciao, così che io posso vedere il vostro nome e possa salutarvi e riportare i vostri saluti anche al nostro ospite speciale di questa sera. Inoltre vi ricordo che se volete potete condividere la diretta nei vostri gruppi, con i vostri amici, con tutte le persone che sapete essere appassionate di poesia e di narrativa in generale. Inoltre, a fine diretta, questa serata, come le precedenti, verrà caricata nel mio canale YouTube Cinzia Baravini, La Ritmica dell'Anima. Quindi, potete trovare la diretta, dove volete, ok? Allora, chi è l'ospite di questa sera? Questa sera il nostro ospite è un poeta, il suo nome è Davide Rocco Colacrai, è nato a Zurigo in Svizzera, ma risiede da 20 anni vicino ad Arezzo. Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un master universitario di secondo livello in psichiatria forense e criminologia. Ha pubblicato, pensate, ben 9 raccolte poetiche. E le sue poesie sono state tradotte in diverse lingue, in spagnolo, in inglese e anche in arabo. Questa sera è qui con noi per presentarci la sua ultima raccolta poetica che si intitola Della stessa sostanza dei padri, poesie al maschile. Quindi io non tolgo altro tempo al nostro ospite speciale e condivido direttamente lo schermo con lui perché vedo che è già prontissimo. Ciao Ciao, Davide, buonasera. buonasera. Oh, ci sentiamo, finalmente ti sento pure bene. Perfetto, ti ringrazio innanzitutto per l'ospitalità. Mi sono un po' emozionato nella presentazione perché insomma mi imbarazzo sempre tanto, però insomma ci siamo. Bene, guarda, qui alla Ritmica dell'Anima siamo tra amici. Quindi sei il benvenuto e quindi l'emozione ci rende tra l'altro anche umani, no? Se non avessimo emozioni, saremmo degli esseri inanimati, no? No, meno male, esatto. No, poi devo anche dire che grazie proprio all'emozione, un po' a quel nervosismo, diciamo, probabilmente diamo il meglio. Tra l'altro leggevo, mi è fatto venire in mente, leggevo una frase bellissima, cioè bellissima, insomma, che è comunque rilevante. Allora, ho ripreso a leggere Harry Potter tra le varie cose, giusto così, insomma, Ecco. per dire che anche noi poeti leggiamo Harry Potter. E a un certo punto c'è, hai visto, no? Harry Potter ha i due migliori amici, sono Hermione e Ron. A un certo punto Ron insomma, è molto nervoso, no? Perché c'è questa prima partita di Quidditch e Hermione quindi gli fa presente che proprio grazie al nervosismo, all'emozione, poi le cose vanno bene. Quindi insomma, Eh citiamo questa sì. piccola frase. È vero, condivido. Senti Davide, parlaci un po' di te e di come è nato l'amore per la poesia. Allora, dunque, a me piace sempre dire che da quando ricordo, consapevolezza, da quando mi rendo conto di me stesso nel mondo, mi ricordo che comunque la poesia c'è sempre stata e io come punto di partenza cito sempre una specie di lettera d'amore che ho scritto in seconda elementare. A quella che doveva essere o voleva essere la mia fidanzatina. Già quindi scrivevo, mi piaceva molto anche disegnare, quindi il foglio, oltre a contenere parole, doveva avere anche dei colori, doveva presentarsi in un certo modo. E quindi mi piace pensare appunto che proprio da quel momento in poi la scrittura, che non deve necessariamente essere sotto forma di poesia, ma proprio la scrittura in generale, mi ha accompagnato. Considera che poi in casa mia c'è stata questa tradizione di dover studiare musica,
quindi tutti noi figli abbiamo studiato il pianoforte, anche se poi non era, almeno io parlo per me, lo strumento per me. Mi sono appassionato alla musica poi grazie al flauto, quindi il flauto dolce, ho provato con la chitarra ma non faceva per me. Poi mi sono divertito per un periodo a creare dei mixaggi, insomma, di canzoni più o meno note. Poi è riapparsa di nuovo la poesia e quindi per tanti anni la poesia mi sta accompagnando. Io devo sempre riconoscere che mi ha salvato letteralmente la vita, e dall'anno scorso, quindi da quando siamo tutti un po' in smart working, ho scoperto di nuovo anche la passione per la musica. Questa volta, allora, ho ripreso un po' il pianoforte come se non l'avessi mai suonato, perché quando sei bambino e i grandi pretendono delle cose, ovviamente tu vorresti essere fuori a giocare con i tuoi amici, non vuoi pensare alla disciplina della musica. Mentre l'ho ripresa, ho ripreso pianoforte proprio dal punto di vista, diciamo, proprio di disciplina, perché mi interessava quella colita persona adulta. Ma la cosa più bella, ho iniziato a studiare arpa. Caspita! Che quindi, bello, lo sai che a me mi appassiona tanto l'arpa. Quindi sì, quindi mi piace molto abbinare arpa e poesia, perché ho avuto la sensazione che l'arpa mi desse quegli stessi istanti che mi regala la poesia. Cioè sono istanti molto brevi, però di identificazione, di unione con l'universo. Con l'arpa, diciamo che di base c'è sempre questa sensazione molto positiva, quindi comunque una specie di ben trattino essere. Con la poesia a volte è molto difficile, perché l'identificazione porta poi, io la cerco di spiegarla così in termini terreni, ora mi sento una specie di medium, ma non sono un medium, però mi piace tradurlo così, e poi ti spiego perché ho fatto la citazione al medium, ma a volte è come sentire che l'universo piange tutti quei sogni che le persone hanno smesso di sognare e che si accumulano nell'universo. Quindi la musica in qualche maniera ti dà un qualcosa anche di positivo, che la poesia ti dà, ma la poesia ti dà poi anche tanto di doloroso. Perché ho citato il medium, e questa ti dico una cosa un po' così in generale sulla poesia e sui libri, perché io spesso ho detto, ci sono delle interviste in cui dico che le poesie in qualche maniera si materializzano attraverso di me, come se pretendessero, no, di essere raccontate, quindi sono delle storie che in qualche maniera, finché tu non ti fermi e permetti loro di fuoriuscire, quindi di materializzarsi, non ti danno pace. E quindi è la stessa cosa anche per i libri, cioè i libri stessi, poi magari approfondiremo meglio, nascono proprio in maniera molto intuitiva, e quindi a un certo punto c'era questo titolo, tipo di Cola Crai, il poeta medium, e questa cosa mi fa sempre ridere, scusami, ma la trovavo divertente. Molto bello questo accostamento, molto bello. Intanto saluto anche Cristina Ratti e Concetta Chiariello, benvenute. Senti Davide, ho letto che hai pubblicato 9 libri di poesia e che hai poi presentato attraverso dei spettacoli di poesia in teatro, girando un po', no, per tutta Italia. E grazie a questi spettacoli sei anche stato premiato dal Comune di Fucecchio con il premio a Fabula, l'arte di raccontare storie. Com'è nata quest'idea, che secondo me tra l'altro poi avvicina ancora di più le persone alla poesia? Esatto, allora l'idea nasce su più fronti, nel senso che sono una persona che ama leggere qualsiasi cosa, cioè sono il tipo, no, che magari ha 25.000 libri pronti, ma ci sono dei momenti in cui non sono adatti, quindi devi comprarne altri, devi spendere altri soldi, e quindi i tuoi familiari dicono sì, ma non c'è più posto in casa, forse a un certo punto devi uscire te per mettere tutto insomma quello che è di tuo in casa. Quindi cosa succede? Succede che io amo andare alle presentazioni. Le presentazioni di solito che dovrebbero promuovere l'autore, promuovere il libro che ha scritto, dopo un quarto d'ora mi annoiano e io me ne vado, perché c'è un tavolo
dietro c'è l'autore, con questi magari grandi professori o comunque persone che ovviamente si intendono in letteratura, ma secondo me sbagliano, perché tengono delle lezioni universitarie, tra l'altro anche molto noiose, e quindi non vanno a promuovere l'autore. Cioè io dopo un quarto d'ora vado via e il libro non lo compro. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, ritengo che la poesia purtroppo, vuoi per tradizione, vuoi proprio perché è sbagliata, a mio avviso, anche il modo di affrontare la scuola, è comunque considerata, no, la sorella sfigata, la cenerentola, diciamo, della narrativa, per cui in Italia si legge poco, quindi la narrativa viene letta da pochi e ancora meno la poesia. È molto raro che qualcuno dica, ma sì, del compito di dire leggo la poesia. In terzo luogo, io ho sempre sostenuto, quindi sin da quando sono piccolo, che comunque la poesia e l'arte, i libri stessi, ma l'arte in generale, è pregna di vita, è fatta di tutti noi, che ovviamente siamo su questa terra, in questa dimensione terrestre. Quindi io mi sono detto, ma perché io devo presentare il mio libro stando seduto e annoiando le persone? Cioè, perché non posso scegliere? E all'epoca studiavo anche recitazione, perché più che stare sul palco, che è bellissimo, io sono sempre stato curioso sul come si prepara uno spettacolo, come si studia, ed è la cosa che mi dà più soddisfazione, al di là poi dello stare sul palco, che però a me non piace molto. A me piace proprio la fase di studio, di il momento in cui si forgia, no? uno spettacolo. Lo spettacolo si forgia in mille modi prima di arrivare poi allo spettacolo finale, quindi togli, aggiungi sistemi, riguardi, cioè veramente bellissimo, mi affascina sempre tanto. E quindi ho detto, da un certo libro scegliamo quelle poesie che hanno modo di essere rappresentate visivamente, quasi come se fossero un videoclip, no? Un videoclip degli anni 80, 90, dove il videoclip per vendere la canzone faceva veramente tanto. E possiamo pensare ai grandi cantanti, ai grandi interpreti come Michael Jackson, Madonna, Janet Jackson, insomma, questi che investivano soldi, ma perché con la canzone ovviamente volevano un videoclip. O in Italia, come c'era, per esempio, mi piace citare Loredana Bertè e Mia Martini, come dicono loro, vestire una canzone. Cioè, quando venivano ospitati, non lo so, a Fantastico, a Disco Rin, al Festival Bar, cioè per far capire alle persone che cosa stanno cantando, la canzone viene vestita. E quindi ho detto, scegliamo dunque una serie di poesie che si prestano a questo gioco e facciamo una specie di, appunto, poesia di spettacolo di poesia in teatro, dove siamo noi a portare tra le persone, non alle persone, ma tra le persone, appunto proprio la poesia. Quindi uno spettacolo di 45 minuti dove si canta, si balla, c'è la musica, si recita, e dove poi ovviamente a conclusione diamo anche la possibilità a chi è presente di fare delle domande, di potersi confrontare. E devo dire che io sono un grande sognatore, cioè lo sono sempre stato. L'ho visto dalle tue poesie. Grazie, e continuo ad esserla. E questa cosa io lo sono sempre, anche nel lavoro, dove a volte ho delle proposte che magari non sempre sono accolte all'inizio come delle proposte, virgoletto la parola, ordinarie o normali, e poi magari un mese o sei mesi dopo, un anno dopo, dicono effettivamente questa cosa ora si può fare, avevi ragione te, perché permette di fare un passo in più magari rispetto ai concorrenti. E quindi io l'ho fatto, ovviamente, ora non è da dire, e nessuno dice, mi ricordo di Colacrai, a parte magari chi mi ha visto, perché ha fatto questa cosa. Non sono così famoso. Quello che però era importante per me, a seconda dei libri che presentavamo, e l'ultimo è stato Istantanee Donne, quindi poesia al femminile, quindi comunque con dei messaggi importanti, era duplice, cioè far capire che quindi la poesia non è una lettera morta, cioè non è qualcosa che sta lì, vabbè, io ho un libro, me lo leggo al volo e poi chiudo. Cioè la poesia non funziona così, ma è materia viva, cioè va messa sul comodino, quando si ha la sensazione, si sente una voce che in qualche maniera ci porta ad aprire il libro, si apre il libro, ha una qualsiasi pagina, si può leggere tutta la poesia e riflettere, si possono leggere tre righe e quelle bastano. Cioè,
Questo secondo me è la poesia. E poi ovviamente magari c'era un messaggio che andava anche portato, un messaggio importante, ripeto, a seconda poi del libro, insomma, che presentavamo. Senti Davide, qual è stata la risposta del pubblico a questa iniziativa? Bellissima, bellissima, perché nessuno aveva mai visto una cosa del genere. Era immagino. Una cosa nuova, benché da ricerche che ho fatto negli anni 70, 80, c'era molta sperimentazione poetica. Mi ricordo di aver intravisto, ora non mi ricordo la definizione se questa, la poetessa danzatrice, cioè c'era questa poetessa che mentre declamava, diciamo, danzava. Quindi c'era molta sperimentazione, cosa che secondo me poi si è andata molto a perdere in ovunque, parlo anche proprio di film, di musica, eccetera. Quindi è stata molto bella perché appunto le persone non si al di là poi, no, che lo spettacolo può essere più o meno perfetto. Io ne ragionavo oggi con un mio amico, no? Mi ha detto: Dio, mi hanno chiamato per fare una pista teatrale, sono l'unico a non essere un professionista, non so cosa fai. Ho fatto, sai, alla fine non è farlo perfettamente, è divertirsi. E poi secondo me il bello, no, è che uno spettacolo diventa perfetto proprio nelle sue imperfezioni, no? Esatto, perché c'è, no, la spontaneità. Esatto, perché infatti io le dicevo, cioè te non devi pensare, oddio, devo essere perfetto, tu devi pensare proprio a divertirti, a trovare la tua dimensione, e anche se secondo te non eri perfetto, in realtà poi l'insieme verrà comunque perfetto. E quindi io e dico anche poi, insomma, chi ha collaborato con me, siamo rimasti positivamente sorpresi. Vorrei dire è stato un gran successo. Allora, la parola successo a me non piace, perché poi ovviamente ti porta in altre dimensioni che non sono quelle che piacciono a me. Però io sono rimasto, devo dire, io personalmente molto contento. Purtroppo, a causa della pandemia, con i nuovi libri non siamo andati in giro. Spero dal prossimo anno con l'ARPA ho già in mente di inventarmi uno spettacolo ancora diverso, ancora più dai scherzo. Ti invitiamo anche in Umbria qui da noi, proprio vicino Gubbio. Io abito vicino Gubbio, io adoro l'Umbria, voglio dirti questa, allora, per me siamo vicini di casa, io adoro l'Umbria, proprio è favolosa, e tra l'altro ho un carissimo amico, proprio, sai, questi amici storici che conosci da sempre. Lui ha una casa in montagna in un posto che si chiama, l'avevo detto proprio veloce, insomma, vicino a Colfiorito, per capirsi. Ah, ok. Siamo comunque in Umbria, quindi quando vado, perché ovviamente poi sei in montagna e non c'è da fare nulla, dico ok, andiamo a scoprire i bei posti. Io ho scoperto dei posti meravigliosi, quindi faccio anche pubblicità all'Umbria. Allora ti terrò in considerazione, perché ho un progetto per il prossimo anno di cui ancora non posso parlare, ma che riguarda proprio tutti gli autori e la piana di Colfiorito, quindi ti Bellissimo. Tengo in considerazione. Vengo subito. Bene. Allora, intanto ti saluta anche Cornelius Nolitta, Laura Russo, risaluto anche Sergio Tardetti, Carlo Alessio Cozzolino, grazie per essere qui con noi questa sera. Senti Davide, la tua raccolta poetica, che si intitola Della stessa sostanza dei padri, edita Le Mezze Lane, è una raccolta di poesia al maschile, no? Una cosa che a me è piaciuta tantissimo in questa raccolta è che tu dedichi dei versi ad ogni personaggio, no? Quelli che comunque, sia quelli che hanno fatto la storia, i personaggi anche che hanno avuto delle vicende molto travagliate, ma anche persone che sono ormai nel dimenticatoio. Perché? Cosa ti ha ispirato a parlare, a denunciare, a riportare alla luce questi personaggi? Allora, attraverso la poesia. Esatto, il discorso è molto ampio, quindi cerco di essere abbastanza sintetico, ma voglio essere anche completo nella risposta. Allora, partiamo dal fatto che, come ti dicevo, allora, le mie opere, io parlo per me, quindi non so se altri colleghi hanno delle esperienze simili. Cioè, io quando devo scrivere un libro, diciamo della sostanza dei padri, non mi metto lì e dico ok, questo è il titolo che avrò, mi do un anno o due anni e scriverò poesie
proprio appunto funzionali al libro, cioè nasce a un certo punto, invece funziona così, cioè io in un giorno a un certo punto, può essere la mattina, la sera, la notte, ho un'idea precisa, so esattamente quali poesie già esistenti, già premiate, già conosciute nei vari concorsi, devono andare nel libro, quindi mi metto davanti al PC, butto tutto all'interno di un calderone, apro il file Word, copia e incolla, eccetera eccetera, viene fuori il libro, la bozza, e la presento al mio editore. Prima cosa. Seconda cosa, quando inizio a fare le interviste, ovviamente devo anche un attimo metterla a dire ok, devo capire che cosa ho scritto, perché io finché non mi confronto con voi che mi ospitate, io non so che cosa ho scritto, quindi nasce tutto mentre magari la sera rileggo anch'io, mentre siamo a parlare di qua, ma forse poteva essere questa l'idea. E quindi, questo per dirti che ho capito nel tempo, innanzitutto che avevo lasciato un discorso a metà, perché alcuni anni fa ho scritto questo libro che citavo prima, Istantanee donna, poesia al femminile, cioè come le donne affrontano la vita, insomma, proprio per essere molto brevi. Un tema molto importante, io vengo da una famiglia, come direbbe Battiato, matriarcale, cioè fondamentalmente sono circondato da donne molto forti, quindi probabilmente questa sensibilità e anche diciamo il modo che io di affrontare la vita, i dubbi, diciamo che in tedesco si dice plagen, che in italiano viene tradotto come tormentare, però non mi piace il senso proprio, è più un tormento per me spirituale, no? Più che un tormento fisico. Quindi probabilmente tutto questo mi ha portato quindi ad avere questa curiosità, per cui ho capito che avevo lasciato un discorso a metà, perché quel libro specifico lì affrontava il modo di vivere dal punto di vista femminile, ero curioso però anche di vedere cosa succedeva dal punto di vista maschile, quindi le poesie già esistevano, sono state scelte in maniera molto intuitiva. Mi dispiace perché c'erano altre, sono molto belle, che potevano far parte, ma probabilmente il libro doveva nascere così. Come nascono queste poesie? Queste poesie nascono sempre in maniera intuitiva. Può essere che leggo un libro e c'è un riferimento e quindi vado a studiare, poi sono un grande appassionato di documentari, quindi può essere che capito su un inciampo, ecco, diciamo inciampo su un documentario, dico ok, rimango magari particolarmente scioccato, particolarmente ferito, quindi devo studiare, devo approfondire, devo capire, e poi per caso nel senso probabilmente a un certo punto il tutto fermenta e poi sboccia una poesia, quindi molto semplicemente. Quindi non sono persone che ho scelto io, mi piace pensare che ho prestato io l'orecchio a determinati personaggi più o meno famosi che avevano bisogno attraverso di me di raccontare a me, ma anche poi appunto a chi ha letto e leggerà questa raccolta, appunto la loro storia. Come dicevi te, quindi abbiamo fondamentalmente personaggi più o meno famosi, possiamo citare per esempio Arenas, possiamo citare Cookie, possiamo citare Hawking, possiamo citare volevo dire troppo velocemente stasera, possiamo citare anche Nureyev e via dicendo, possiamo citare una delle poesie che mi ha toccato proprio nel profondo è stata quella che hai dedicato al violinista Barış Yazık, che era morto annegato, no? Insieme allora, ad altri 18 esatto. Profughi. Quella poesia mi ha toccato tantissimo perché conoscevo già la storia, ma attraverso la tua poesia e la didascalia sotto l'ho proprio rispolverata. E lui aveva il sogno di andare in Belgio, non aveva avvisato neanche i familiari, così lo diciamo un po' anche a chi ci sta ascoltando, e per iscriversi proprio ad una scuola, no, di musica, per imparare a suonare il violino. Purtroppo nel Mar Egeo c'è stato questo naufragio ed è stato ritrovato con il violino, che abbracciava il violino praticamente. A me questa cosa e poi leggere la poesia dietro che tu hai scritto e che adesso ti chiedo gentilmente anche di leggerci, di condividerla con i nostri amici qui collegati, è stato struggente veramente. Intanto se ci puoi leggere la poesia, poi ti faccio una domanda.
Molto volentieri. Volevo dire, a proposito di, appunto di questa poesia, che è nata perché avevo letto un trafiletto su un giornale, quindi ho fatto delle ulteriori ricerche proprio perché mi aveva particolarmente colpito, quindi confermo quello che tu hai detto. E questa poesia, tra l'altro, allora, non perché ora va pubblicizzato, però ha vinto tantissimi premi, tra cui il premio mondiale Nossive, che ha una storia molto particolare, insomma, io invito tutti i poeti poi a dare un occhio perché ogni anno viene organizzato e partecipano veramente da tutto il mondo, quindi ci sono varie sezioni a seconda ovviamente delle lingue in cui uno scrive e ha vinto specifici, cioè tutto è iniziato proprio con quel concorso lì e tra l'altro, e concludo, abbiamo realizzato anche una videopoesia con due colleghi, Stefano Caranti e Rodolfo, che si trova su YouTube. Quindi se su YouTube mettete Cristo con violino con la Crai, io già vi avverto, preparatevi un pacco di fazzoletti perché è, io lo dico per me, ogni volta che l'ascolto, vabbè, io mi commuovo, perché un conto è la poesia, un conto è come la posso leggere io, e un conto poi è come l'abbiamo messa come videopoesia. Certo. Allora, Cristo con violino. Cristo con violino, vorrei dire ai nostri ascoltatori, inizia, come quasi tutte le mie poesie, con una breve citazione. In questo caso tratta da una canzone di Fabrizio Moro e dice: "Sono il primo giorno di scuola di un piccolo uomo che ha vergogna a parlare. Sento l'onda che veglia sull'incontro dei miei ultimi batticuori, con le sue variazioni d'azzurro, dove non c'è ritorno. Il mio nome che si allunga in pentagramma per quelle creature che attendono il cielo, l'orizzonte che sconfina nel vuoto prima di essere nostalgia. Sento il giorno che non ha rotta e l'istante in cui sospeso come una goccia lascio farmi sogno. Sono un Cristo che ha per croce un violino, le sue corde il mio pane quotidiano, la sua voce il mio perdono. Leggero come polline di conchiglia, mi lascio trascinare dove le stelle marine sono fiori che cantano l'amore. Il mondo è uno schizzo che ha smesso di bruciare. Capovolto nella tela d'ombra che scintilla, e ovattato come il desiderio di una carezza che desiderio resta. Sento il mio corpo liquido, senza sartiame assoluto, quasi una lacrima che scivola sui polpastrelli del mare, mentre il sole dipinge il suo raggio con cui mi trafigge. E mi ritrovo sposo, senza promessa e senza vestito. Un albatro di bruma che si tende oltre l'onda, dove i ricordi non sono ancora nati e gli occhi tacciono, mentre le dita predicono una eco della mia terra." Bellissima, è meravigliosa, meravigliosa. Guarda, abbiamo, anticipo questa cosa proprio in esclusiva, abbiamo finito, concluso l'altro giorno una traduzione di questa poesia al tedesco. Caspita, quindi bellissimo, complimenti. Attraverso i tuoi componimenti, secondo me, tu ridai vita anche a ciò, in questo caso, anche magari anche a questo personaggio, a ciò che ha spinto, no? In questo caso, questo giovane ragazzo a partire dalla sua terra per andare a realizzare un sogno. Quindi la passione, no? Che ci motiva, che ci spinge ad andare oltre, a superare i nuovi limiti. Qual è il messaggio che in un certo senso attraverso questa poesia hai voluto passare a chi magari l'ha letta, a chi la legge, a chi la leggerà? Allora, io penso che il messaggio di questa poesia in realtà sia un po' il messaggio di tutte le poesie presenti in questo libro. Cioè, io vedo come se ci fosse un comune denominatore. E il comune denominatore per me è questo. Da uomo, mi rendo conto che in realtà, nella nostra società c'è un'idea secondo cui esiste l'uomo azione, ma non l'uomo pensiero. Cioè, abbiamo un preciso disegno o una pretesa o un'idea per cui tu come uomo nasci, fai studi, a seconda di cosa poi vuoi fare, devi andare a lavorare, ti devi sposare, fare dei figli e muori. Questo diciamo è un po' lo schema e non puoi discostarti da questo schema.
Io invece ritengo che questo sia uno schema assolutamente malato, errato, di una società completamente malata e errata. Perché? Perché abbiamo tanti esempi di persone che si sono discostate proprio da questo disegno, persone che sono state quindi additate come persone folli o comunque come dei sognatori, come degli outsider. Tuttavia sono tutte persone che, seguendo il loro istinto, capendo che avevano in realtà proprio una precisa funzione su questa terra, il ragazzo che appunto sognava di studiare e di perfezionarsi col violino, Nureyev che si esprimeva con la danza, Arenas che scriveva e via dicendo, in realtà ognuno di noi ha una funzione, io lo chiamo un dono, un talento, e secondo me sarebbe molto importante che ognuno di noi lo scoprisse e ne avesse cura, ne avesse rispetto. Penso spesso a questa frase che mi diceva il mio insegnante, io non ho fatto karate, però lui insegnava karate, e invece noi facevamo una specie di ginnastica posturale, diceva sempre, tutti si preoccupano solo di curare quello che è l'esteriorità e non si rendono conto che c'è un giardino interiore che invece sta morendo. E anche se ti curi l'esteriorità, ma il giardino interiore è morto, si vede. Cioè, il fatto che dentro alla fine non c'è niente, per quanto tu stia a curarti esteriormente, emerge, perché emerge un vuoto, emerge un freddo, emerge una negatività, un'assenza. E quindi tutto questo per dire che se ognuno di noi avesse il coraggio, no, di ascoltarsi semplicemente, quindi di trovare il perché è venuto su questa dimensione terrena, perché noi ha un motivo per cui è qui, e come dicevo, ne avesse cura, coltivasse questo dono, questo talento, al di là di che cosa pretende la società, noi vivremo, secondo me, in una società felice, in una società positiva, in una società anche colorata, tutte cose che mancano. Mancano perché, come ritengo io personalmente, quando leggiamo e vediamo che ogni giorno vengono compiute determinate azioni che, diciamo, in un modo di dire, sono azioni cattive, la cattiveria non è altro che conseguenza dell'infelicità. E l'infelicità deriva proprio dal fatto che c'è un cancro che sta mangiando questa società e di conseguenza sta mangiando le persone. Quindi non dovremmo star dietro a cosa fa il vicino di casa, a cosa fa il fratello, a cosa fa il cugino, il loro amico, ma ognuno di noi, ripeto, è unico, è irripetibile. È irripetibile! In tedesco c'è questa einzigartig, cioè sei te e soltanto te, non c'è nessuno che può assomigliarti. Come te. È proprio in questo tuo essere te stesso, in questo ispirare anche gli altri, troverai veri amici. Io purtroppo ho conosciuto tante persone che io questa cosa non la posso fare, non ho il coraggio di farla, non prendo posizione, poi ho paura di condividere con gli amici, non voglio dire agli amici. Io dico sempre, probabilmente non sono veri amici. Cioè, quando tu finalmente sei te stesso, e non tutti lo possiamo essere subito, c'è chi ha la fortuna di avere una situazione familiare dove tu puoi essere te stesso, dove la tua famiglia ti sostiene. Faccio un esempio stupidissimo, magari tu sei bravissimo a disegnare, ma la tua famiglia pretende che tu sia medico, ovviamente diventa molto difficile riuscire, ammesso che tu non abbia veramente coraggio e sia, virgoletto, un ribelle, dove ribelle vuol dire semplicemente affermi te stesso, riuscire quindi a realizzarti. Però se tu hai una famiglia che in realtà accetta, ti sostiene, ovviamente è più facile. Poi ci sono persone che lo scoprono più tardi, si scopre crescendo, maturando, sbagliando, evolvendosi. Però ripeto, se ognuno di noi avesse questo coraggio, lo chiamo coraggio semplicemente, di ascoltarsi, probabilmente vivremo in un paradiso. Cioè il paradiso non è quello dove andremo dopo, e io credo che qualcosa esista dopo, perché sono assolutamente convinto che lo spirito, cioè quello, noi abbiamo un contenitore che è il corpo, va bene? E il corpo purtroppo o è femmina o è maschio. Cioè questo io dico purtroppo, perché poi è un limite della dimensione terrena, però quello che c'è dentro, cioè la nostra anima, il nostro spirito, ed è quello che noi siamo veramente, perché noi siamo quello al di là del corpo,
comunque va oltre. Quello che c'è oltre io non lo so, però sono convinto che se noi ci impegnassimo ad essere migliori, probabilmente il paradiso lo avremmo qui. Esattamente, noi non siamo il nostro corpo, ma noi viviamo in un corpo. Esatto. Sempre è quello che penso. Guarda, qui ci scrivono. Allora, innanzitutto ti saluta Milena Cicatiello, Leda Micheletti, e ci scrivono: è un piacere ascoltarti, Davide. E io condivido quello che dice Concetta, perché starei qui veramente a ascoltarti ore, perché la tua filosofia è molto simile alla mia. Quindi, quando incontri una persona, no, che vede il mondo con i tuoi stessi occhi, dici: ah, caspita, ci sono ancora queste persone. Che bello, bello ascoltarti. Per quanto vorrei dire una cosa, per quanto a volte è difficile, cioè anche se noi abbiamo la fortuna, magari, allora io la vorrei mettere così proprio perché per non creare disuguaglianze, no? Cioè uno di noi probabilmente in questo percorso evolutivo, in questa dimensione, si trova su uno scalino, dove lo scalino ovviamente indica la tua evoluzione, la tua consapevolezza, quindi c'è chi magari si trova su degli scalini più bassi, chi è anche molto più avanzato di noi e quindi riesce anche a vedere oltre, cioè oltre nel senso ancora di più cosa c'è oltre l'orizzonte stesso, e chi magari si trova a metà di un percorso. Quindi detto questo, anche noi che abbiamo questa fortuna, questo coraggio, e a volte può essere anche una maledizione, virgoletto la parola, di appunto vedere il mondo in un certo modo, di sentirlo anche in un certo modo, come dicevo prima, io spesso ho questi minuti, sin da quando sono piccolo, dove a un certo punto mi sento come sospeso, come se fosse esterno a me stesso, e dove appunto sento l'universo piangere tutti quei sogni che le persone hanno smesso di sognare. Sono momenti terribili. E quindi quello che volevo dire è che, nonostante tutto, anche per noi è difficile, cioè non è facile vedere il mondo come lo vediamo, e non è sempre facile condividere questa cosa, perché mi è capitato anche di condividere, o comunque di affrontare un discorso. Io sono sempre molto aperto anche ad ascoltare, a confrontarmi, e se sentirmi dire: vabbè, forse tu sei pazzo, dovresti trovare uno bravo che ti segue, che tu resti, perché dici: sì, vabbè, io ti esprimo una mia opinione che non è assoluta, cioè la mia esperienza è come io ascolto te e posso accettare, posso comprendere te, non capisco perché tu non lo posso fare con me, estranissimo. Quindi vorrei dire, è un modo bello di vivere, che mi ha insegnato l'esperienza, perché noi siamo poi il risultato, il frutto di tante cose, ma soprattutto dell'esperienza che abbiamo fatto nel bene e nel male, ci forma. Certo. Però ci sono tante difficoltà anche per voi. Scusami se ho fatto questa postilla. Senti, Davide, qual è la storia che hai raccontato in versi che ti ha toccato più di altre? Allora, la storia che mi ha più toccato, ma tu dici in generale o specificamente di questo libro? Di questo, no, di questo specificatamente, di questa raccolta poetica. In questo libro una storia che mi ha fatto veramente piangere, ed è una storia vera, è la poesia Francesco giocava con le bambole. È una storia vera. Bellissima. Nel senso, ho trovato questo piccolo, brevissimo, diciamo, romanzo, biografia, chiamiamola, anche su una bancarella, dico: bella, la voglio comprare, letta, ce l'ho letto in una notte, sono stato malissimo, ho fatto delle ricerche, quindi è una storia vera, cioè una storia molto semplicemente di due fratelli, dove uno era proprio, allora, ambientata negli anni 50, ovviamente in Toscana, ovviamente no, però in Toscana, uno, vabbè, dei due era uno di questi, sai, questi... Oggi noi li definiremo ragazzacci, in realtà, vabbè, un bambino che comunque non studiava, giocava tanto con gli amici, insomma, era uno di questi considerati all'epoca, diciamo, normali, parola che detesto. L'altro invece era più uno che si dedicava quindi allo studio, che aveva dei pupazzi con cui giocare, piaceva stare con la mamma mentre la mamma cucinava, finché il babbo ne parla con il prete del paese e il prete gli consiglia di chiuderlo in questo manicomio. Quindi i fratelli si perdono di vista. E a un certo punto, quando l'altro fratello diventa adulto, lo va a ricercare e praticamente gira vari manicomi, perché comunque in Toscana ce ne erano diversi, e lo trova in questo manicomio, che è terribile, perché io poi mi
mi emoziono sempre, in questo manicomio di Volterra, considerato uno dei peggiori in assoluto della Toscana, lo ritrova lì e vede questo suo fratello, quindi ovviamente adulto, irriconoscibile. Quindi sempre ovviamente il viso dolce, si ricorda proprio di questo bambino dolce, però irriconoscibile, perché ovviamente venivano praticati io userei la parola degli esperimenti, come elettroshock, eccetera, eccetera, che in realtà non facevano ovviamente bene alle persone, e certo. Poi ovviamente a vivere in delle condizioni assolutamente vabbè, insomma, e niente, quindi mi ha anche parlarne è difficile, perché mi ha contemporaneamente fatto piangere, perché sono stato malissimo, e dall'altra parte mi ha fatto tanto arrabbiare, e quindi ho dovuto fare delle ricerche, eccetera, eccetera. E un giorno, per caso, insomma, fermentando, è nata questa poesia, e mi ricorderò sempre in un premio dove io, quando posso. Mi piace, la cosa bella dei premi letterari, oltre a farsi conoscere, è viaggiare, conoscere posti che uno magari non ha mai visitato, dove sei stato, ma non hai avuto il tempo di magari dire sto 3 giorni, voglio visitare il posto. Quindi diciamo questo anche dei premi letterari, sono stato quindi in questo posto, che è il premio di Porto Recanati, e la signora, la lettrice che leggeva la poesia, mentre la leggeva piangeva. Eh sì, ma questo è veramente toccante. Ce la vuoi leggere? No. No, voglio solo leggere, guarda, ti dico no, perché sennò poi... Un pezzettino. Ti voglio leggere. 4 righe. Guarda, vorrei leggere di questa poesia, perché questa poesia, a differenza delle altre, inizia proprio con una citazione che ho tratto proprio dal libro. Da cui ovviamente poi ha ispirato la poesia, e infatti dice: i suoi occhi azzurri, i suoi capelli biondi pettinati con la riga, il volto segnato dal dolore, la bocca aperta, senza nemmeno un dente, le mani magre, magrissime, con quelle vene così evidenti, quel camicione bianco su un corpo oramai consunto. Quindi questo è il fratello, quando finalmente ritrova l'altro fratello, e benché l'abbia riconosciuto, in realtà resta spiazzato, perché non avrebbe mai creduto che in una struttura del genere potessero ridurre una persona in quello stato. Quindi questo è a causa del padre, e a causa, mi dispiace dirlo, per quanto io sia credente, del prete di paese. Poi all'epoca c'era tanta omertà, nel senso non se ne parlava, le persone venivano rinchiuse lì e era quasi come buttare la chiave, no? Quindi le persone dal di fuori non riuscivano neanche a rendersi conto quello che accadeva realmente in queste strutture, ed erano veramente abbandonati. Io ho scritto, tra l'altro ho scritto diverse poesie proprio relativamente ai manicomi italiani, perché è un argomento che secondo me è molto importante, non viene mai sufficientemente affrontato, come se fosse un tabù, no? Come un po' un errore che l'Italia ha fatto e preferiamo non parlarne. Invece no, bisogna parlarne per evitare poi ovviamente che riaccada un'altra volta. Esatto. E infatti in questa stessa, e poi ti leggo 2 versi, in questa stessa raccolta c'è un'altra poesia che ha un titolo un po' lungo, ispirato tra l'altro proprio a un libro di Ascanio Celestini, che è anche un libro veramente folle, bellissimo, e che si chiama Mi chiamo Nicola e sono nato con 35 anni di ritardo, dedicata a Nicola in un manicomio elettrico di un'Italia recente quanto basta. E anche questa è una poesia che molto particolare, tra l'altro apro chiudo parentesi, questa poesia non ha avuto grandissimo successo, diciamo, nei concorsi letterari, perché comunque i concorsi sono sempre un po' su certi argomenti, quindi dipende un po' dove la presenti, che giuria hai, e se parli di farfalle con l'arcobaleno bene, se parli di cose di cui bisognerebbe parlare, esatto. Però in un premio, e devo darne merito, hanno istituito, a me non era mai successo, hanno istituito, mi sento poi la mia Martina della situazione, il premio della giuria speciale che non esisteva specificamente per premiare la poesia. Bella sta cosa. Però, dai. Ecco,
ti leggo giusto veramente due versi, proprio due versi, perché sennò poi piango e non voglio neanche che poi non voglio commuovere stasera, siamo solo a martedì. Allora, facciamo qui. Avevo 11 anni e una bambola di pezza. Contavo le crepe che si aprivano come bocche sui muri quando mi legavano come Gesù Cristo al letto. Ogni crepa a ricordarmi gli occhi di mia madre da cui ero strusciato fuori, inaspettatamente forse, il suo addio. Muta la parola, uno spasmo del cuore lontano e tanti, forse troppi presagi che sono diventati vita. Il tempo era strappato, quasi violato, come i nostri vestiti, e lentamente, ma troppo presto, si era già tramutato in malattia, le sue stigmate a chiederci perdono, ma non prima dell'incesto, cauto quanto basta, delle ombre. Avevo 11 anni e una bambola di pezza. Mi fermo qui. Mamma mia. Sono toccanti proprio. Io l'ho lette tutte. E sì, io leggo a parte tutto, ma mi sono commossa veramente su tante poesie che hai scritto, perché veramente è un caleidoscopio di emozioni questa raccolta poetica, veramente tanta roba. Complimenti David. Grazie, considera che, come vi dicevo, scusami se ridefinisco, penso che fosse molto importante oggi più che mai, proprio per il tipo di società che stiamo vivendo e dopo la pandemia, no? Noi dicevamo tutti, e siamo d'accordo, ne usciremo meglio, e in realtà secondo me siamo usciti veramente molto peggio. Vuoi perché a causa della società, vuoi perché siamo comunque sempre stressati da delle pretese espresse e inespresse, vuoi perché purtroppo abbiamo anche dei personaggi che in qualche maniera hanno reso normale, insomma, le cattiverie, personaggi pubblici intendo, e quindi insomma era fondamentale a un certo punto parlare di come l'uomo non sia solo un uomo azione, perché certo che siamo anche degli azioni, siamo anche dei gesti, ma di come esista anche l'uomo pensiero, cioè dietro l'uomo, o meglio dentro l'uomo, c'è lo stesso mondo, questo infatti volevo dire, che io trovo, ho trovato e continuo a trovare in una donna. Cioè i due mondi in realtà sono similissimi, perché come dicevo prima siamo anime, cioè il corpo, la definizione del contenitore è un'altra cosa, cioè noi siamo anime, abbiamo dei modi di affrontare la vita più o meno simili, quindi alcuni sono molto simili, altri magari diverse, ma perché così siamo stati abituati, così ci hanno insegnato, così l'esperienza ci ha portato a fare, ma noi come anime siamo fondamentalmente molto simili nei modi proprio di affrontare la vita, nel modo di avere dubbi, nel modo di avere paure, nel modo proprio di gestire le nostre fragilità. E a me piace sempre dire, noi non ci innamoriamo del corpo. Cioè, quando una persona dice mi sono innamorato del fisico, sì, ma quello è sesso. Quando tu ti innamori veramente di una persona, ti sei innamorato della sua anima, cioè vedi l'anima nella persona, vedi c'è qualcosa oltre il corpo che ti piace, perché altrimenti è solo sesso ed è un'altra cosa. Esattamente, condivido in pieno. Era fondamentale. Esattamente. Su questo punto. Saluto anche, ti salutano Anna Lucia Stoia, Fausta Centomani e Lorella Marini. Senti, grazie. Davide, siamo quasi arrivati in dirittura d'arrivo. Peccato. Qual è secondo te? Peccato, io starei ad ascoltare per ore. Senti Davide, secondo te qual è il compito che ha oggi il poeta? Quello che dovrebbe proprio assolvere? Allora, il poeta in sé, secondo me è sbagliato dire il poeta, l'artista, perché sennò iniziamo a fare delle differenze, e secondo me non esistono differenze, cioè quando tu sei una estensione dell'arte, che tu sia poeta, narratore, saggista, musicista, pittore, danzatore, qualsiasi cosa sia, comunque sei un'estensione dell'arte. L'arte ha tante, in realtà, tante funzioni. In realtà la prima funzione l'abbiamo già detta, secondo me è quella di far riscoprire alle persone la loro dimensione,
o il coraggio di essere se stessi, lo possiamo dire in tutti i modi in cui vogliamo, ma poi alla fine si riduce in questo, cioè far capire alla persona, io dico ad una persona chi è, e soprattutto che nel modo di affrontare la sua evoluzione, perché noi siamo in una fase evolutiva, uno di noi, in realtà non è sola, perché magari prima di lei tante persone hanno già affrontato gli stessi dubbi, le stesse fragilità, sono stati tormentati, no, dalle stesse scelte, e sicuramente contemporaneamente ci sono tante persone che le stanno affrontando, quindi è un modo per far capire che non siamo mai soli veramente, anche se ci sembra di essere soli, l'arte è un modo quindi per far capire che uno di noi probabilmente ha una scintilla d'arte dentro di sé, qualsiasi essa sia, e non esiste quella più importante o quella meno importante, perché quando c'è una scintilla d'arte, quella è. E questo in realtà poi lo scopo finale quale sarebbe? Sarebbe quello di rendere non solo le persone migliori, perché se tu hai scoperto la tua dimensione, innanzitutto fai pace con te stesso e capisci qual è la tua funzione, perché sei qui, cioè come se tu ti svegliassi. E quindi a un certo punto tutto, secondo me, in qualche maniera si incastra, no? Cioè hai il tuo significato, hai il tuo posto, e questo ti permette di essere migliore, ma non perché tu ti impegni ad esserlo, perché una volta che ti risvegli lo stai come conseguenza, certo. Però questo permette poi a te stesso di rendere il mondo un posto migliore, perché se noi dovessimo guardare attentamente intorno a noi, fondamentalmente vediamo solo cose brutte, cioè la nostra società, il nostro mondo è veramente brutto. Perché è brutto? È brutto a causa nostra, non è brutto perché, certo, è a causa di un'altra dimensione, cioè l'abbiamo ridotto noi così, anche se non vogliamo ammetterlo. Quindi in realtà tu pensa, se metà della popolazione terrestre in questo cammino, chiamiamolo così, un cammino evolutivo, a un certo punto si svegliasse e capisse perché è qui, e quindi si impegnasse, no, nel dono che ha, pensa che quella parte di mondo, quindi metà mondo, a un certo punto rifiorirebbe, perché ci sarebbe il rispetto per la natura, il rispetto per gli animali, il rispetto per le più piccole cose che comunque popolano la Terra, e il rispetto per il prossimo, perché se capiamo che in realtà tutta l'energia ci lega fondamentalmente, non c'è una distinzione, cioè io e te, certo, io e te e le persone che ci stanno ascoltando, se noi fossimo esaminate probabilmente al di là dei nostri corpi, ma fossimo esaminate come anime, noi siamo fondamentalmente tutti collegati, tutti connessi, e questo è il motivo per cui probabilmente la mia idea, il mio modo di parlare, quello che sto dicendo può arrivare su, diciamo, 100 persone che ascoltano, magari a 50 persone. Non fossimo connessi, io sto parlando con il muro. Quindi lo scopo finale, certo, secondo me è questo, cioè è uno scopo umano, nel senso proprio di rendere quindi la persona migliore, e attraverso la persona poi diventa uno scopo universale, cioè rendere il pianeta su cui abitiamo un pianeta migliore, non un pianeta che negli ultimi 50 anni stiamo distruggendo. Eh sì, veramente. Mamma mia, Davide, sei tanta roba veramente. È un piacere ascoltarti. Senti, ultima domanda. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Stai lavorando a qualche progetto attualmente? Allora, dunque, io sono in una fase abbastanza così, come ogni tanto faccio delle citazioni tedesche, schwebend. Schwebend a me piace tradurlo come sospeso, anche se non è proprio sospeso, però sono in una fase un po' sospeso, no? Dove sono quelle fasi dove sì, magari leggi tanto, ora sono in una fase in cui sto leggendo dei libri di esoterismo, perché è una cosa, insomma, è un argomento che comunque mi accompagna sia da bambino, quindi sto cercando un attimo anch'io a volte di trovare un po' di fiducia in me stesso e in me stesso verso il mondo, perché come dicevo non è tutti i giorni e 365 giorni l'anno semplice,
Quindi sono proprio in una fase proprio in cui sì, diciamo che sto proprio, mi sento un po' sospeso, ma come danzando, come un fiocco di neve, no? Che danza un po' così nell'aria e ancora non sa dove vuole posarsi. Diciamo che però ho pronto, non so quando andrà poi in porto, un nuovo progetto, bellissimo, e mi piacerebbe l'anno prossimo. Vediamo se è possibile ripartire in tour, cioè mi piacerebbe proprio andare a spingere oltre il pedale della sperimentazione e fare proprio una cosa di teatro, arpa e poesia. Però let's see, vediamo cosa. Senti, adesso faccio però la sfacciata. Quindi, quando lo fai ad Arezzo, mi inviti, ok? Perché io a Arezzo sto vicino, non è che sto lontanissima, eh. Abito Mi vicino a piacerebbe, Gubbio, guarda, mi Gubbio piacerebbe. Arezzo. Ma esatto, no, Guarda, quindi, me però mi piacerebbe sfociare lo e fai sapere ovviamente. perché ci vengo proprio di corsa. No, ma mi piacerebbe anche molto sfociare in Umbria e vediamo cosa succede. Comunque ci teniamo in contatto. Posso dire un'ultima cosa? Due cose vorrei dire, Come no? ma poi ci dimentichiamo le cose più importanti. Allora, io innanzitutto ci tengo a ringraziarti per l'ospitalità. E voglio ringraziare anche tutte le persone che sono state presenti, che hanno scritto, che hanno ascoltato. Spero, insomma, che qualcuno non solo legga il mio libro, mi farebbe piacere avere un feedback, ma che magari qualcuno mi scrivesse e mi dicesse: ti ho ascoltato e sto facendo proprio un percorso su me stesso, su me stessa, che poi è quello lo scopo, al di là di vendere Certo. libri. Cioè, io non parlo mai di vendere libri perché i libri in realtà vanno letti, non vanno venduti. Perché sennò poi torniamo sul se non mi sento un material boy. E prima cosa, quindi vorrei ringraziare tutti quanti. E in secondo luogo, visto che ce l'ho qui sotto mano, poverino, Ti lo volevo. volevo dire, fai vedere la copertina, avvicinala alla telecamera perché è veramente, veramente bella. Allora, mi permetto di dire due cose. Allora, io tutti i libri, soprattutto che ho pubblicato con questa casa editrice, questo è il terzo. Che pubblico con le Mezzelane, hanno tutte delle copertine bellissime, quindi ci tengo a dirlo. Questo è un libro normale, cioè sì, come anche gli Istantanee Donne. Istantanee Donne è più piccolo, pocket, molto bello, mentre quello a metà che si chiama Sintuti e altre storie in grandi, ora non ce l'ho più vicino, si apre come se, cioè si legge così, come se fosse un'agenda. Abbiamo Ah, provato una cosa pazza per vedere come vieni, come, che in cosa viene. maniera orizzontale. Esatto, come se fosse un'agenda perché io vengo spesso accusato da colleghi, no? Oddio, tu scrivi questi versi lunghissimi. E io dico, beh, non ho Lo chiesto metto il in vostro. orizzontale così c'entrano, Esatto, grande. quindi non ho chiesto il vostro parere, non mi interessa, visto che io non vengo a giudicare le vostre poesie o il vostro modo di scrivere, però la mia casa editrice ha detto, ok. Facciamo una cosa diversa, vediamo come va. E tra l'altro è piaciuta tantissimo questa cosa. E abbiamo creato questa specie di agenda e quindi si legge in maniera diversa. Però volevo dire, quindi le copertine sono molto belle. Questa copertina, visto che l'abbiamo letta, è ispirata specificamente a Cristo con violino, perché c'è un violino in sottofondo e c'è questo ragazzo che guarda il violino con la chiave di qua, eccolo che. Bellissima, una copertina veramente bella, bella, bella. Quindi Grazie. questa raccolta poetica della stessa sostanza dei padri, poesia al maschile, si può trovare per chi è interessato su tutti gli store online, no? Ordinabile Certo, anche quindi in libreria. tutti gli store online, io cito così proprio per dire Ibiest, Libreria Universitaria, Oepli, Feltrinelli, Mondadori, chi più ne ha più ne metta, esiste sia con il formato cartaceo, sia in formato ebook, si può ordinare anche in libreria. Ok. E per concludere, visto almeno così facciamo anche ridiamo anche un attimino, che abbiamo fatto tutti i discorsi molto seri, per la prossima volta, spero ci sarà una prossima volta, io propongo una edizione extended, cioè Caspita. estesa. Mamma mia. Perfetto. Visto che a chiacchiera non siamo messi male, Perfetto, io ti ringrazio tanto, Davide. Veramente sei stata una scoperta e una rivelazione perché hai veramente un mondo interiore immenso e c'è bisogno di gente come te su ma perché questo mondo. effettivamente
perché è un piacere ascoltarti, perché Grazie veramente dai tanto mentre parli alle persone. mille. E poi Questo considera che siamo di fronte a uno schermo, no? Quindi, e arrivi così potente, immagina dal vivo quello che fai, mi fai diventare riccia. Quindi. ecco perché scappano tutti solitamente dal vivo. No, però a parte questo, e poi veramente mi azzittisco perché sento già le voci dei miei capi, no? Quando mi dicono sediti, stai zitto. No, però io non so se ti è capitato, però solitamente quando uno ha a che fare con un poeta, allora con gli autori forse meno, cioè autori di narrativa. Però con i poeti solitamente mi capita che chi intervista ha paura perché ha avuto a che fare con gente che non parla. Quindi un'ora diventa difficile. Con una persona che parla, un'ora purtroppo è troppo poco, perché avrei tantissimo da dire È vero. Anche se chi viene qui alla ritmica dell'anima, di solito un'oretta, anche quelli più timidi riescono a coprirla, perché poi dopo io gli cazzeggio un po', capito? Li scioglio. Però veramente tanta roba. Io ti ringrazio tantissimo. Rimaniamo in contatto. Ringrazio i nostri amici che ci hanno fatto compagnia. Poi risponderemo anche sulla chat, perché la diretta rimarrà sia sul canale YouTube sia nella pagina La Ritmica dell'Anima. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì, passeremo alla narrativa questo fine settimana. Un grazie ancora immenso a Davide e a tutti voi, Grazie a e tutti vi voi. mando un bacio. Grazie a tutti per averci fatto compagnia. Grazie mille. Grazie.